lui ve la mette. Attenti, e quello è un serpente a solagni. Buongiorno, buongiorno, tanto piacere, Dante. Che vola a travaglia, dica. No, non volevo comprare niente, volevo sapere il prezzo, per esempio, vede, quanto costano, no? Quelle cipolle là. Johnny! No, aiuto! Che è successo si può sapere? Sì, meno male. Ma che fa lei con quella banana in mano? Bravo, bravo, tutto per questa, colonnello, tutto per questa. Io non sono di Palermo, no? Io sono arrivato ieri, non sono di Palermo. A un certo punto, stamani mattina sono uscito presto per andare a far colazione con una banana che la faccio sempre. Sono arrivato dall'ortolano qua si chiama... Aspetta, colonnello, Nicola Travaglia si chiama. Nicola Travaglia, lo conosciamo. Prendo questa... Questa banana la stavo per comprare, prendo i soldi, colonnello, non la volevo comprare. Gli dico la verità, qui siamo dei carabinieri, ho avuto paura, la volevo rubare. Grave, io lo so gli usi di Palermo, non sapevo che qua si arrabbiano così per il furto della banana. Io insomma, ma non per rubarla, io perché mi diverto, mi è rimasto proprio così, non mi è riuscito bene. Fatto così mi è rimasto questo banana. L'ortolano l'ha visto, ha fatto, no! Ha chiamato 3-4 guardie protettori dell'ortolaneria, insomma, ma l'ho cominciato a sparare, io mi sono riparato, ho avuto una paura, via sono scappato, e questi dietro, dietro, io sotto sopra, tutto Palermo, ma saranno stati 10, 20, 40, una paura tremenda, sono vivo per il miracolo. Come si chiama lei, scusi? Io? Il nome mio di anagrafe? Dante. Ecco, signor Dante, qui abbiamo molto da lavorare. Lei ha detto che non è di qua? No. A Palermo, veda, ci sono problemi molto grossi. Lo so, c'è un traffico. Ora lei ha fatto un'azione molto cattiva. Rubare una banana è un reato. So, sì. Si va nel penale? Ma, ha trovato me. Meno male. È fiero d'aver fatto un'azione simile in una città che la ospita? No, questo no, per carità, colonnello, io no. Io anzi, proprio mi dispiace tanto, Sono proprio, prometto che non lo farò mai più. Bravo. Vedo che lei è pentito di quello che ha fatto. Sì, sono proprio molto pentito. Ecco, lasci qua il corpo del reato. Provvederemo noi a recapitare al legittimo proprietario, l'ortolano Nicola Travaglia, la sottoscritta banana. L'importante è che si è pentito. Sì, quello sì, però è sicuro che è tutto sistemato, posso uscire tranquillo. Tutto sistemato, può andare tranquillo. Grazie. Allora grazie, grazie tante, io me ne vado, posso proprio andare tranquillo, no? Grazie. Sì, me ne vado. Perché non sapevo che rubare una banana era così pericoloso a Palermo. Io da qui avanti le pago tutte. Arrivederci. Sì, sì. Arrivederci. Johnny. Buongiorno. E tu? Te la spasseggi così? Tranquillamente dopo tutto quello che ti è successo. Ma lei come fa a sapere? Io ti ho seguito, figlio mio, tutto fin dall'inizio. Non mi riconosci? Io sono Cataratta e questa è la mia signora. Il giudice di Cassazione, Bernardino Cataratta. Ed ho seguito passo passo tutta la tua storia.
Ha seguito tutta la mia storia? È certo. Figliolo mio, tu ti sei cacciato in un vicolo cieco e non ne uscirai più. Ma perché l'hai fatto? Così mi è venuto... Comunque, oh, è tutto sistemato, eh? Sì, perché io sono stato dai carabinieri. E ti sei pentito? Ma lei chi gli ha detto? Ma lo sanno tutti che ti sei pentito. Di già? Eh sì, e questo è l'errore più grosso, perché tu non ti dovevi pentire. Non mi dovevo pentire? No. Hai fatto qualche nome? Nome? Nome di persone? Sì, uno. Di chi? Nicola Travaglia. L'ortolano? Sì, lui. Nicola Travaglia, l'ortolano. A me sembrava una persona per bene. Anche a me. Che mi stai combinando, Giorgio? Tu non dovevi fare nessun nome, perché quello adesso ti rivolta contro tutta la famiglia. La famiglia dell'ortolano? La famiglia dell'ortolano. Mi si rivolta contro me? Certo. Ma io non lo sapevo mica che era una cosa così pericolosa. Io comunque, giudice Bernardino, è tutto a posto, eh. Perché io ora gli ho ridato tutto a loro, no? A chi? Ai carabinieri. Sì, mi hanno detto che la riconsegnano loro. Stai fresco. Se riconsegnano, quelli ti ridono, spartiscono, che lì, caro mio, è un magna magna generale. Se la mangiano loro. Se non l'hanno già fatto. Ma scalzoni bugiardi. Senti, John, vuoi un consiglio paterno? Tu vai subito dai carabinieri. Primo, ti fai restituire quello che tu hai loro consegnato. Esatto. Secondo, e questa è la cosa più importante, devi dire che tu non ti penti più. Anzi, devi dire queste testuali parole: io non mi pento più. E questa notizia domani la voglio su tutti i giornali, in prima pagina, altrimenti caput. Chiaro? Caput. A voi e a tutte le vostre famiglie. E fagli vedere chi sei, Johnny. È già una vergogna. E ti sei pentito. E fallo almeno per Maria, che è una brava ragazza. Giudice. Maria no, eh. Maria non deve sapere niente. E allora subito, subito, vai dai carabinieri, subito. Maresciallo? Maresciallo? Che? Ancora lei? Mi ha rubato stavolta, una scatoletta da caponatina. No, no, colonnello, non è proprio il momento di scherzare questo. Questa qui me la prendo io, perché qui è tutto magna magna. Poi... io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni! Pettegoli! Lo sanno di già tutti che mi sono pentito! Io non mi pento più di questa banana! E domani lo voglio scritto sulla prima pagina di tutti i giornali! Deve essere scritto grosso! Dante non si pente più, punto! Se domani io non leggo questa notizia, colonnello, io ritorno qui e... caput! A lei e a tutta la sua famiglia!
in teatro, davanti a tutti. E tutti ti hanno visto. Mi arrivate già la voce all'orecchia, sparsa già la voce. E certo! E quella cosa che è pericolosa, che se ma devi scappare, figlio mio, subito, subito, vai via! Sistema tutto alla fine del primo atto. Ma che fine del primo atto troppo tardi? Quelli ti ammazzano prima. Johnny? Scappa, scappa, figlio mio, scappa. Johnny, vieni, che sta per cominciare. Lo sapevo che la dovevo pagare questa banana da morte. Vieni a vedere. Signora! Ma quale signora e signora? Quella è la tua complice!
giocattolo, giocarelloni, zuzzurelloni, proprio gente simpatica, capito? Ti vogliono bene, ti fanno... Ah, l'unica cosa però, Lillo, mi dimenticavo, se vai a Palermo, non toccare le banane, lasciale perdere, non le mangiare, hai capito? Perché sono permalosi, ci tengono, ti sparano. Non toccare le banane. Non toccare le banane. Non toccare le banane.